È arrivato il momento di svapare. Svapomue. Col presidente del Circolo Sadicola, professor geometra della Ratta, parliamo di questo importante convegno che oggi tende soprattutto a capire come finirà la situazione Sant'Afonso. Sì, indubbiamente questo è lo scopo principale, è questo, anche perché da presidente del Circolo, essendo un sant'agatese doc, ho 72 anni, quindi tante cose ho visto passare per Sant'Agata e andare via. Questa volta non ci stiamo e quindi ci stiamo impegnando allo spasimo per far sì che almeno all'ospedale, perché lei come ben sa, due sono le cose che vanno in un paese, la cultura, le scuole con la cultura e l'ospedale con la salute. Togliamoci la cultura, togliamoci la salute, non rimane più niente ad un paese, e quindi noi da responsabili, da circolo sociale, perché noi non facciamo del sociale, ma cerchiamo pure di difendere i diritti della nostra terra, della nostra città, e questo è stato lo scopo principale, invitando il meglio nel campo, il professore Ianniello, che è il presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Benevento, e c'è il nostro compaesano Piero Farina, che è un ex direttore generale di ASL, che spiegherà esattamente questo decreto, se ci penalizza o no. Se non ci penalizza, se tutto è a posto, vogliamo essere anche noi a dire grazie a questo presidente della regione De Luca, se le cose non stanno così. Quindi noi ci muoveremo con tutte le nostre forze per far sì che qualcosa rimanga in questa nostra città. E a distanza di 20 anni da quando è stata messa la prima pietra per fare l'ospedale nuovo, è stato messo per fare un ospedale per le urgenze, infatti si chiamava pronto soccorso attivo, adesso viene declassificato, cioè l'ospedale di Sant'Alfonso Marino non è più un presidio ospedaliero della ASL, ma è uno stabilimento, loro chiamano il stabilimento del RUM, in cui si farà lungodegenza e riabilitazione, perché la presa in giro del polo oncologico non esiste. Se avessero fatto polo oncologico così come andava fatto, ma la riunione di stasera è proprio questa. Noi abbiamo invitato il presidente dell'Ordine dei Medici di Benevento proprio per farci spiegare che cos'è il polo oncologico, perché se lo diciamo noi sembra di parte, invece lui spiegherà che cosa, se si può fare e se è realizzabile, perché se non è realizzabile a questo punto la regione, lo sceriffo presidente della regione ci dice un migliore Sant'Agata e basta, e finisce qua. Quindi, secondo me penalizza tantissimo le aspettative di Sant'Agata. Noi abbiamo chiuso il vecchio ospedale, un glorioso ospedale San Giovanni di, per fare un ospedale nuovo. Abbiamo speso miliardi dell'euro, milioni di euro di adesso, per avere dopo 5 anni dall'inaugurazione praticamente una chiusura, perché verranno i vecchi bronchitici o qualcuno che ha bisogno di riabilitazione. Non c'è più la funzione ospedaliera, quindi in questo è la cosa grave. E poi mettere assieme oncologia e lungodegenza e riabilitazione è un non senso, secondo me, perché tecnicamente non è possibile. In tempi non sospetti, nel lontano 2003, io avevo iniziato a lavorare per fare un polo oncologico qui a Sant'Agata in collaborazione col San Raffaele di Milano, poi per una serie di motivazioni saltò tutto, ma eravamo proprio sulla dirittura. Un altro tentativo di fare il polo oncologico a Sant'Agata fu fatto col collega Scierto, con Paolo Scierto, doveva venire qui una specie di longa manus del Pascale, anche questa è andata a finire. Beh, per quanto riguarda un po' l'idea di polo oncologico è bellissima, perché più cose si fanno che funzionano sul nostro territorio, noi dobbiamo essere contenti, sia come presidenti dell'ordine, sia come medico, sia come facendo tutti i debiti scongiuri utenti, perché migliore la sanità sul territorio, migliore noi abbiamo possibilità di curarci. Da questo a dire fare il polo oncologico al Sant'Alfonso ce ne passa, perché il polo oncologico è una struttura molto complessa. La Regione Campania nel 2003 emanò delle linee guida per la realizzazione dei centri di eccellenza oncologica, e un polo oncologico è un centro di eccellenza, altrimenti non sarebbe tale. Quindi io credo che mi sono andato a rivedere un po' tutti i decreti, tutte le leggi, ci sia un po' di confusione anche semantica tra polo oncologico e struttura di elezione dedicata all'oncologia. Probabilmente dovrà essere fatto chiarezza su questi punti. Entro il 31 sarà reso pubblico l'atto aziendale dell'azienda RUM, in cui si vedrà appunto le allocazioni di spese e di forze che l'azienda vuole distribuire tra il presidio di Sant'Agata e lo stabilimento di Benevento. Oramai è un'unica struttura, le spese, i soldi e le risorse vanno ridistribuite. Per cui io credo che semmai si farà il polo oncologico qui a Sant'Agata, sicuramente questo è solo il primo passo, ma ci vorrà un po' di tempo per realizzarlo, anche perché
i 18 milioni che sono stati stanziati e che non sono solo per il polo oncologico ma sono per l'intero raggruppamento Rum Sant'Alfonso, sono un po' pochini per un polo oncologico. Se questi fondi servono a far partire il progetto, a dare il via al progetto, beh, allora questo ben venga, ma se questi 18 milioni sono finalizzati soltanto all'istituzione del polo, no, insomma, con 18 milioni non ci si fa.